Buongiorno a tutti, io sono, diciamo, rappresento due imprese, due case editrici, due gruppi che hanno lavorato con una straordinaria, no perché questo succede, ma intensa relazione e collaborazione. Parlo quindi sia a nome del gruppo Giunti, in particolare della GAM, di cui mi occupo, ma anche a nome di Electa. Rosanna Cappelli oggi non poteva essere a Milano per impegni precedenti e quindi le avrei ceduto volentieri la mia poltrona, la mia sedia, però c'è Roberto Cassetta ed altri, fra gli altri coloro che sia a Firenze nei nostri uffici della Giunti, sia a Milano in quelli di Eletta, hanno in questi ultimi mesi lavorato con grande impegno, con grande capacità, Ludovica Vigero, Pamela Argesi e gli altri, perché questa mostra si potesse realizzare. Non si sarebbe certamente potuto fare tutto ciò se non avessimo trovato fin dall'inizio un'apertura e una collaborazione sincera e larga da parte del Museo Toulouse-Lautrec di Albino. Io avevo la fortuna di conoscere la direttrice del museo, Danielle De Venck, che è qui con noi da molti anni. Avevo già avuto occasione di collaborare con lei e con un museo per altre mostre, per altre vicende. Abbiamo avviato questo rapporto, l'abbiamo incontrata con l'assessore e con il dottor Piraina 2 anni fa, proprio parecchio tempo fa, e insieme al museo, ma grazie soprattutto alla disponibilità del museo, la mostra ha cominciato a crescere nei suoi contenuti, ma poi bisognava cominciare a pensare a come farla vedere al pubblico, come farla arrivare ai visitatori. E qui abbiamo avuto la fortuna, ma non solo la fortuna, diciamo, di incontrare un vecchio amico, un architetto di grandi capacità che già a Palazzo Reale ha avuto modo di fare con noi, anche senza di noi, cose importanti, che è Ferdinando Fagnola, che ha pensato, progettato e costruito un allestimento in cui spero di poter dire che la chiarezza dei contenuti si accompagna ad un'eleganza di colori, di tinte, di toni che forse aiuterà il visitatore a percepire il percorso che questa mostra ci mette di fronte. È un impegno importante da molti punti di vista. È un impegno importante perché diciamo che Toulouse-Lautrec, oltre ad essere uno strano e grande pittore, è forse uno dei più grandi protagonisti ed esecutori di quell'arte che si sviluppa serialmente sulla carta, le litografie, le incisioni e soprattutto i manifesti. Abbiamo trovato la disponibilità di una grande collezione privata, forse la più completa delle collezioni private che esistano al mondo, pari probabilmente solo a quella della Bibliothèque Nationale de France a Parigi, che ci ha consentito, ad esempio, di poter avere in mostra tutti i manifesti che Toulouse-Lautrec ha realizzato, talvolta in versioni leggermente diverse tra loro, cosa che consente anche di comprendere che davvero il lavoro anche per la comunicazione, ma lì ne parleranno meglio le curatrici, era un lavoro d'artista nel quale l'impegno della mano dell'artista era particolarmente rilevante e particolarmente importante. È un impegno da tutti i punti di vista, organizzativo, gestionale, finanziario, importante, e
ci contiamo, sia gli amici di Electra che noi, di poter avere un riscontro. E devo dire che almeno all'inizio questo riscontro lo abbiamo, perché già fra prevendite, prenotazioni, ora negli ultimi tempi è diventato molto di moda raccontare questa cosa, che però ha un significato vero, perché aiuta il pubblico a migliorare i tempi delle code, eccetera, eccetera. Quindi non è solo una moda temporanea, è un cambiamento anche di approccio del pubblico alle mostre, allo spettacolo in generale. Chiusa la parentesi, siamo molto vicini a 40.000 prenotazioni, cosa che ci fa piacere, perché significa che l'attesa c'è, che il pubblico si aspetta di vedere una mostra importante. Speriamo che così sia, e quindi l'ultimo ringraziamento a tutti voi che siete qui, e speriamo che possiate godere anche voi.